Il dolore è un mostro che ci accompagna. È qualcosa che cresce dentro di noi, si trasforma e ci annienta se non lo gestiamo. Trova canali diversi per uscire, sempre nuovi. Dobbiamo imparare ad accudirlo, stargli dietro, coccolarlo. È un cucciolo che sa mordere se non riceve attenzione. Quando crediamo di aver toccato il fondo, quando crediamo che non ci sia più via di scampo per quel dolore che ci abita dentro, l'unica soluzione possibile sembra l'annientamento, sembra essere l'autodistruzione. Ed è quello che sceglie di fare Angelica, la giovane protagonista dei Ricordi non si lavano. Benvenuti ad una nuova puntata del libro Suona sempre due volte. Il libro di cui parliamo questa settimana è proprio I Ricordi non si lavano di Aurora Frola, edito dalle Edizioni della Sera. Dunque, vi dicevo di Angelica, questa giovane protagonista, così come giovane è l'autrice di questo romanzo, è una donna dilaniata, è una donna abitata da un mostro, come lo definisce anche il grande De Rienzo, un mostro che ha un nome, depressione. Perché Angelica è depressa? Beh, Angelica è una donna sofferente, ma ancora prima è una bambina sofferente, e ora vi spiego perché. Questa protagonista ha un passato da dimenticare, ha un passato difficile da ricordare e da raccontare, fatto di grandi tormenti, di grandi mancanze, fatto di abusi sessuali in famiglia, ma fatto soprattutto di una cosa fondamentale, del grande assente, l'amore materno. Quando manca l'amore materno e manca a 8, 9, 10 anni, quando ci sentiamo incompresi in quest'età così fragile, tutta la nostra vita sarà compromessa. Angelica infatti non è la bambina che sua madre avrebbe voluto, non è la bambola dagli occhi azzurri e dai capelli biondi che può accudire, coccolare, vestire come una principessa, di cui prendersi cura per mostrarla ad un pubblico, perché questo è ciò che vorrebbe in realtà sua madre, esporla come un trofeo immacolata e ben vestita, ben pettinata, curata, di fronte ad un pubblico sempre sorridente. Invece lei non è così, lei è una bambina diversa, una bambina introversa, chiusa, se vogliamo forse anche cupa, ma l'Angelica deve essere soprattutto compresa prima di tutto, ha un animo devastato, ha un animo che vorrebbe esprimersi, ma sa che non può, perché ancora prima di parlare Angelica sa che non verrebbe compresa. Addirittura sceglie di tacere, quindi sceglie di non denunciare, gli abusi sessuali che accadono proprio in famiglia. Lei sceglie di non dire nulla, opta per il silenzio, per paura addirittura di essere tacciata di dire bugie. E questo chiaramente non fa che accrescere il grande, immenso dolore che Angelica si porta dietro e che cresce con lei, con l'avanzare degli anni. Un dolore che si alimenta di altre cose. Angelica sostanzialmente per sedarlo trova rifugio nelle benzodiazepine, una vera e propria droga, quello che trasforma il suo cervello in una nuvola di cotone, qualcosa che dà sollievo apparentemente, qualcosa che dà sollievo per la mente e per l'animo, ma il cui effetto svanisce dopo poco. E però Angelica diventa dipendente dalle benzodiazepine e aggiunge questo anche l'alcol, e per questo perderà il lavoro, non avrà più soldi per procurarsi questa droga. E allora ricorre ad un metodo estremo, forse la deriva ultima dell'annientamento, dell'autodistruzione, la vendita del proprio corpo. Angelica decide di prostituirsi, è obbligata a farlo per portare avanti la sua dipendenza. Ma Angelica è anche una ragazza molto intelligente, quando vede il tunnel, insomma, in cui riconosce che è entrata dentro questo tunnel in cui sembra non esserci una luce in fondo, decide che è ora di prendere in mano la propria vita e di riprendersi, e lo fa scegliendo di curarsi in una clinica psichiatrica. Ecco, qui c'è un momento esatto in cui Aurora Frola, nonostante la giovanissima età, nonostante insomma una condizione, la condizione che sceglie di raccontare sia molto forte, riesce a descriverci magistralmente, con uno stile asciutto, essenziale, anche molto forte, incisivo, che a tratti fa proprio male, un panorama come quello che è presente nella clinica psichiatrica di donne, come le definisce lei, interrotte, o meglio bambine interrotte, perché Angelica trova delle sorelle lì dentro, sorelle che da prima sono anche molto diffidenti, non si fidano le une delle altre, sono anche molto aggressive, ma che a mano scopre far parte del suo stesso mondo, un mondo di bambine devastate dal dolore che hanno anche un passato molto simile a quello di Angelica. Infatti Angelica parla così: mi piace pensare che se non fossi stata uccisa da piccola,
ora sarei una bellissima persona, sana e forte. Mi piace pensare questo di me. In fondo a quella che potrebbe essere la deriva ultima dell'animo umano, dei sentimenti, delle emozioni, c'è una piccola speranza a cui Angelica vuole aggrapparsi e che deriva dalla sua volontà. Ebbene, Aurora Farola ci descrive questo mostro, appunto, chiamato depressione, e lo fa andando a fare proprio una vera e propria letteratura che indaga le emozioni, le pieghe dell'essere umano, dell'animo umano. Ma Aurora Farola non lo fa soltanto con la scrittura, perché sapete, la Farola è anche pittrice, la sua è arte materica. E io vi voglio mostrare un quadro che a me ha colpito personalmente, che si chiama Incantevole menzogna. Guardate. Bene, qui potete vedere, io vi do anche una mia interpretazione personale del quadro, dei colori molto cupi, dei colori tetri, ma soprattutto notate tutte queste pieghe che sembrano essere quasi, andare a formare quasi un cerchio, no? È come se l'essere umano, anzi l'animo umano, devastato dal dolore, si accartocciasse su se stesso, come se questo grande mostro che è la depressione andasse a livellare a mano e a formare tutte queste pieghe dell'animo umano. Beh, io ho cercato di darvi anche un'idea di questa artista, Aurora Farola, che è un'artista a 360 gradi. Lei esprime l'inquietudine dell'uomo e con le parole e con la sua arte. Quindi io vi invito alla lettura dei Ricordi non si lavano e quindi non mi resta che augurarvi una buona lettura e ci vediamo alla prossima puntata del libro Suona sempre due volte.